Lazzaro Felice è il mio primo approccio al cinema di Alice Rohrwacher, un cinema che non mi aspettavo, talmente puro per certi versi che probabilmente non ce lo meritiamo. La storia è quella di alcuni contadini che vengono tenuti in schiavitù dalla marchesa Alfonsina de Luna. Loro non conoscono nulla al di fuori del loro lavoro e del campo di tabacco. Tancredi, il figlio della nobildonna, fugge da casa e incontra Lazzaro, un ragazzo semplice, ingenuo, buono d'animo che vive con i contadini. I due stringono amicizia, due mondi opposti che si incontrano e si scontrano nell'adolescenza, nella necessità di Tancredi di avere qualcuno al suo fianco nella fuga, nel bisogno di Lazzaro di conoscere qualcuno di diverso che non sia un contadino rimasto con la mentalità nel 1600. Parallelamente Lazzaro cade da un altissimo dirupo, morendo, mentre De Luna vengono scoperti dai carabinieri. Ma il nostro eroe si chiama Lazzaro mica per niente e dopo molti anni, diciamo tra i 20 e i 30, si risveglia grazie al sussurro di un lupo e riesce ad arrivare in città dove incontra una delle sue amiche contadine di un tempo, Antonia, che vive in una baracca con altri vecchi amici. Ok, i punti fondamentali della trama li abbiamo snocciolati. Nel mettere in scena questa storia molto particolare, Alice si rifà prevalentemente a due autori, Olmi e Pasolini. Conosco più il secondo, per cui mi limiterò a parlare di Pierpaolo. In particolare ha insegnato alla cineasta come scrivere un personaggio semplice e buono come Lazzaro e come farlo vagare attraverso lo spazio cinematografico, dalla natura boschiva della prima parte alla periferia sotto la ferrovia post-resurrezione. Lazzaro come l'accattone, ma anche come l'imperatore di Roma di Nico d'Alessandria, vaga con la sua onesta semplicità nell'urbano dimenticato dal cinema, in un mondo filo ferroviario che neanche i nuovi autori come Garrone ci hanno ancora fatto vedere in questo modo, con la sola differenza che il film della Rohrwacher parla di un personaggio positivo, buono fino al midollo, talmente tanto da sembrare stupido e innervosire, ma che è vera e unica speranza per il mondo, per gli altri personaggi. Lazzaro sembra quasi avere il ruolo di una videocamera, un mezzo neutrale ma non imparziale, per raccontare le vicende dei contadini che passano dalla schiavitù all'accattonaggio. Un mezzo che talvolta muore, ma è sempre lì e possiamo riesumarlo quando vogliamo. La cineasta di Fiesole non manca di prendere la reinterpretazione biblica da Pasolini, ricontestualizzata in maniera un po' confusa, forse mescolando il Lazzaro di Betania resuscitato da Gesù con quello della parabola di Luca. Ambedue poveri, nel secondo caso Lazzaro vive sotto la casa del ricco Epulone, aspettando di sfamarsi con i suoi avanzi. Alla loro morte i due avranno destini diversi, ovviamente il povero va in paradiso, mentre il ricco all'inferno. E poi c'è San Francesco. Nelle due fasi fondamentali del film un lupo parlerà con il giovane Lazzaro. Nel racconto originale i cittadini sono spaventati dall'animale e il santo, dopo averci parlato, metterà pace tra le due parti e gli abitanti di Gobbio lo accoglieranno con loro, così come fanno i contadini quando Lazzaro ritorna. Una simbologia evangelica un po' confusa, ma che non è un problema perché si fonde perfettamente con la storia, risultando solo una vaga ispirazione. E come diceva proprio Pasolini, ricordiamo che l'impianto linguistico del cinema è di tipo irrazionalistico. Il lupo o la resurrezione sono elementi onirici del cinema che grazie alla concretezza dell'immagine diventano oggettuali. L'immagine come parola utilizzata nel suo contesto storico aumenta il significato, sia esso fedele o meno alle proprie fonti di ispirazione o a quella che consideriamo realtà. Inoltre il film ha una grossa componente naturalistica, il rumore del vento si sente spesso e la terra, sia arida che prolifica, è sempre presente. La coltivazione, il camminare di Lazzaro per il bosco, la cicoria che nasce dal marciapiede, ripreso tutto in maniera meravigliosa. Alcune inquadrature nella prima parte del film tolgono il fiato, compresa quella in cui il povero Lazzaro cade dal dirupo, un uomo messo a confronto con l'immensità della natura che forse grazie alla sua purezza viene aiutato dalla natura stessa a tornare in vita. La pianta dal marciapiede, così come il protagonista che dalla campagna passa alla città, che come vedremo nel finale non fa per lui, così come i passi del lupo tra le macchine nel finale, sono rappresentazioni di un dualismo che convive a fatica. Certo, forse siamo di fronte ad un film un po' incompleto, con un finale spiazzante sicuramente significativo, ma un po' fuori luogo, non per quello che avviene ma per come avviene. Ma alla fine è un'opera impegnata che per una volta mette di buon umore grazie al suo fantastico protagonista non protagonista e a tutti i bellissimi personaggi di contorno. Per una volta il dramma urbano non è una storia strappalacrime di disagio e pessimismo cosmico. Per una volta siamo portati a provare compassione e non pietà per il destino comunque infausto di coloro che stanno vivendo le vicende cinematografiche. Per tre quarti incredibile e meraviglioso, per un quarto insoddisfacente, per metà marostico e per metà dolcissimo ma onesto, senza l'effetto diabete, Lazzaro Felice di Alice Rohrwacher è sicuramente un film imperdibile che mi ha messo tantissima voglia di vedere le altre opere della regista toscana.